Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi voglio introdurre una nuova tipologia di video. In questo momento ci sono poche partite da analizzare, quantomeno dei campionati big. Voglio quindi farti conoscere un po' degli utenti che stanno utilizzando con ottimi risultati il Superfoglio, in modo che tu possa sentire direttamente dalla loro viva voce come si trovano, in che modo studiano, come ottengono i risultati che stanno ottenendo. Di solito faccio vedere le email che mi mandano. Stavolta ho deciso, ovviamente non con tutti, con quelli che accetteranno di fare una videochiamata, perché magari non tutti vogliono farsi riconoscere, farsi vedere in viso. Ho molti clienti, per esempio, che non vogliono far sapere alla moglie o alla fidanzata che scommettono, quindi non potranno farsi vedere in video, ma di sentirla raccontata da loro. So già è successo per le recensioni via email che qualcuno penserà che siano finte, e magari adesso vedrà questi video e penserà che siano recensioni finte. D'altronde, ragazzi, c'è chi dice che la Terra è piatta e qualcuno gli crede. C'è chi dice che il virus, il Covid, non esiste e c'è qualcuno che gli crede. Quindi ci sarà anche chi penserà che tutto questo che faccio, demostrare le recensioni tramite le mail, tramite questi video, siano finti. Io non posso fare niente per smentirlo. Se vi fidate bene, se non vi fidate va bene lo stesso. Tanto ripeto, c'è chi dice tutto e chi dice il contrario di tutto. Il mio obiettivo è essere coerente con me stesso, portare avanti questo progetto. Tra l'altro, non so se hai seguito il metodo di Alejandro, l'abbiamo chiamato così, un ragazzo che mi ha spiegato il suo metodo di studio utilizzando il Superfoglio. Io l'ho condiviso sul blog e nel giro di 2 giorni ci sono state quasi 30 schedine vinte da vari utenti grazie al metodo di Alejandro. Anche questa potrebbe sembrare una cosa inventata, ma in realtà basta andare a vedere le schedine su Telegram, è tutto vero. Quindi io porto avanti questo progetto nella massima trasparenza e felice di condividere le cose positive che gli utenti vogliono condividere con me, quindi sono veramente super felice di fare queste interviste. La prima persona che ho intervistato, intanto tra le mani ho come sempre il libraccio di metodo Stats for Bets che mandiamo qui sotto, la prima persona che ho pensato di intervistare è Federica. La storia di Federica è particolare, innanzitutto perché è una ragazza e quindi magari nell'immaginario collettivo le ragazze scommettono meno, oppure magari capiscono meno di calcio. Lei invece è una grande appassionata, ma non aveva mai scommesso in vita sua. Cioè, è una grande appassionata di calcio, è della Juve, purtroppo, unica pecca che gli possiamo fare, però non si era mai addentrata nel mondo delle scommesse. Ha acquistato il Superfoglio, ha cominciato a studiare quello che sono i video che io mando, le indicazioni, le tecniche e quant'altro, e incredibilmente, se non sbaglio, per la prima settimana consecutiva non ha mai sbagliato la sua giocata, 1, 2, 3 giocate al giorno sempre prese. Poi ha avuto ovviamente le sue sconfitte, perché non vendiamo un metodo che vince al 100%. Secondo me non esiste nessun metodo che vince al 100% e quindi è parte del betting vincere e perdere le schedine. Però voglio raccontarti, anzi farti raccontare direttamente da Federica la sua esperienza, perché secondo me è un'esperienza che va presa proprio come fonte di ispirazione. Qui non stiamo cercando il migliore, io non faccio questi video per trovare il ragazzo o la ragazza più forte degli altri. Questi video servono solamente da ispirazione, magari, per chi ancora è in dubbio se il Superfoglio può essergli utile oppure no, oppure magari per chi l'ha già comprato ma deve ancora capire, entrarci dentro, capire come impostare il suo studio, magari non riesce ancora a trovare la chiave di lettura giusta per lui. Con l'esperienza di questi ragazzi e di queste ragazze,
magari riesce a farlo e l'obiettivo è assolutamente generare l'effetto che ha generato magari il metodo di Alejandro, che ha fatto vincere 30 schedine a tutti gli altri e così via. Tutte le tecniche che io condivido di solito sul blog hanno l'obiettivo unico di aiutare gli altri a migliorare il proprio rapporto con le schedine. Comunque, come introduzione è stata fin troppo lunga, ci vediamo alla sigla e poi l'intervista a Federica. Perfetto, eccoci di nuovo insieme a Federica. Ciao Federica. Ciao a tutti. Skype dice di avvisarti per le note legali che sei registrata. Tu lo sai che ti sto registrando? Problema, perfetto. Assolutamente consapevole. Allora, mi piaceva cominciare queste interviste con la tua storia perché è quella che mi ha colpito un po' di più. Come tengo a dire, quando faccio queste cose, non mi interessa cercare chi è più bravo, mi interessa magari trovare delle dinamiche utili anche agli altri ragazzi, quindi che la tua storia possa essere utile agli altri ragazzi. E mi ha colpito il fatto che tu, prima di diventare una cliente del Superfoglio, non avevi mai scommesso e dopo veramente pochissimo tempo che studiavi, hai cominciato a fare le tue piccole vincite, ovviamente qualche sconfitta, però comunque un range di vittorie, che per 3-4 giorni di seguito mi mandavi schedine su schedine e vincevi sempre. Sì, esatto, infatti c'è stata una sorpresa anche per me perché appunto io non avevo, ho sempre seguito il calcio ma non avevo mai scommesso in vita mia, cioè per me era proprio un mondo sconosciuto che però mi ha sempre affascinato e quando ho conosciuto te ho conosciuto qualcuno che finalmente, cioè, parlava di queste cose e io riuscivo a capire perché invece finora, cioè, non avevo mai capito nulla e quindi ho detto perché no, proviamo. E quindi stranamente, seguendo anche insomma tutte le tue indicazioni e spiegazioni su come utilizzare il superfoglio e insomma tutte le tue tecniche, mi sono ritrovata appunto a iniziare a provare, vedere che insomma piano piano riuscivo a capire, riuscivo a vincere le mie prime schedine, ecco, quindi insomma. Beh, in realtà secondo me non è stranamente, perché io ho sempre detto, la sviluppatrice con cui lavoro è una ragazza, e ho sempre detto che le ragazze, no, le donne in generale, sono meglio degli uomini. Ma perché? Perché quando una ragazza si concentra su una cosa, è più schematica, è più precisa nel seguirla. Io stesso, magari, mi studio una tecnica, la condivido, poi nel momento in cui vado a giocare, ci metto sempre qualcosa che esce da quella tecnica. Da una ragazza, e nel superfoglio mi ha sorpreso perché ce ne stanno diverse, non lo fanno sta cosa, cioè la tecnica è quella, seguono quella e vincono. Io magari faccio il fenomeno e sbaglio. Quindi penso che non sia stato nulla di strano in quello che hai fatto tu, hai semplicemente fatto meglio di me quello che magari io avevo trovato utile. Però volevo chiederti, visto che magari molti non hanno voglia di studiare, perché un'altra cosa che caratterizza noi maschi è che non abbiamo voglia di studiare. Quanto tempo hai studiato per iniziare a giocare? Ma allora, prima, vabbè, per una settimana comunque ho cercato di seguire tutti i tuoi video, quindi dove spiegavi come andava utilizzato il superfoglio, quindi prima per una settimana, diciamo, ho cercato di capire il tutto. E poi piano piano, ma io tempo una mezz'oretta al giorno, cioè riesco a studiare le partite, quindi veramente un impegno minimo, ecco. Bisogna stare là, non è un'università, insomma, cioè. No, esatto. Ma poi è anche semplicissimo perché col superfoglio, cioè io in questo periodo dove non ci sono i campionati maggiori che sono fermi, mi sono ritrovata a studiare partite in Norvegia, Svezia, Finlandia, cioè squadre completamente sconosciute. Però il superfoglio ti permette proprio di leggere, cioè, la partita e quindi di con due appunto calcoli, studi, cioè vedere un pochino la statistica, le quote, ti permette di capire quale sarà l'andamento della partita, ecco, quindi
insomma, è veramente tutto molto intuitivo, ecco, dopo, insomma, seguendo i tuoi consigli è tutto molto semplice, ecco, non c'è niente di troppo difficile. Hai individuato una tua tecnica o comunque un tuo, come possiamo dirlo, un tuo range di partite che quando vedi qualche combinazione dici questa è la partita che è giusta, che ti lascia più sicura? Ma allora, più che altro, sì, il metodo della favorita, perché quello, diciamo, ti permette di indicare quando c'è una squadra che è molto favorita e quindi poter giocare l'esito 1x2. E invece per il mercato dei gol utilizzo più che altro la tecnica della forbice, perché in quel caso, quando quindi la partita è più equilibrata, allora ho visto che si verifica, diciamo, più sovente l'esito gol over 2,5, over 1,5. Poi lì, a seconda delle quote, uno, insomma, va a aggiustare un pochino il tiro, ecco. Però diciamo che, insomma, questi due tecniche... Sei entrata a cercare qualcosa tuo, dici, trovo questa metodologia che magari non hai sentito detta da me o... No, non sono ancora così brava. Ci arriverai a farlo. Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio così non ti porto via troppo tempo. Anche Red. Allora, secondo te, come ti rapporti con il budget? Cioè, il fatto, penso ormai sia chiaro che più alziamo la quota, più rischiamo di perdere, perché ci mettiamo più difficoltà, no? Quindi, secondo te, è più corretto fare quello che vedo che fai nelle tue schedine, perciò cerchi più vincite magari nello stesso giorno però più semplici, o ogni tanto ti viene lo schiribizzo di dire ma oggi voglio fare sta quota 50 e invece sei brava a non forzare? Perché io per esempio non sono bravo a non forzare, ogni tanto dico no, adesso devo prendere quota 50 e regolarmente No, io per ora non mi sono ancora così azzardata, diciamo che ho cercato sempre di stare nel mio range perché mi sento più sicura, ecco, probabilmente ancora troppo poco che, insomma, mi sto esercitando, quindi non me la sento ancora di rischiare quote troppo alte, ecco. Poi appunto, partendo da un budget molto piccolo, come perché io sono partita con 40 euro, infatti all'inizio ti ho mandato un'email dove ti chiedevo un consiglio su come, diciamo, poter questi 40 euro utilizzarli per iniziare. Giustamente tu mi hai detto di provare a fare magari raddoppio, al massimo triple, insomma, per arrivare a quota 1,80, 1,70, 2 al massimo, e provare piano piano così a incrementare il mio budget. E infatti è quello che ho fatto, ecco, insomma. Tra l'altro, se non mi ricordo male, la tua, cioè da quella mail mi venne in mente di scrivere l'articolo sulle small win. E le small win, che pure quella sembra una stupidaggine perché uno dice fai piccole vittorie, in realtà mi hanno scritto poi tanti ragazzi, anche amici che ho qui di vita normale che mi seguivano sui social, che hanno cominciato a usare quella stessa strategia. Perché obiettivamente, cioè, cercare poco il rischio, poi la small win non dipende dal budget, cioè non vuol dire vincere poco. Se tu hai budget più alti, comunque vinci di più, semplicemente giocando quote più semplici, senza andare a cercare di fare i fenomeni, perché comunque l'obiettivo che abbiamo è quello di giocare tutto l'arco dell'anno, no? Quindi se tutto l'arco dell'anno riusciamo a portarci a casa ogni giorno piccole vittorie, alla fine dell'anno abbiamo un po' di budget con cui possiamo andare in vacanza o magari a cena. Esatto, infatti l'intento è proprio quello, ecco, oltre ovviamente a divertirsi, perché poi alla fine, insomma, alla base di tutto c'è il divertimento, ecco. Beh sì, immagino che se uno non... cioè non si diverte a farlo, a me ogni tanto facendolo tutti i giorni, certo, mi risulta un po' più pesante farlo. Infatti nel gruppo, quando non mi va, ve lo dico tranquillamente, dico ragazzi oggi voglio andare in palestra, non ce la faccio più anche così, ecco, a vedere le partite perché a volte diventa pesante. Però no, voi, la vostra ottica secondo me deve essere proprio quella, avere la possibilità di farlo quando ti pare.
tu hai detto studi mezz'oretta al giorno, quindi... Mezz'oretta al giorno, sì, infatti. Perfetto. Io spero di finire presto le modifiche che stiamo facendo al superfoglio, così non ci devo dedicare tutta la mattina, non ci devo dedicare troppo tempo e voglio tornare pure io a giocare, a studiare solo mezz'ora al giorno, giocare solo per sentirmi, perché altrimenti finisce che ti metto al posto mio, tanto sei diventata bravissima, fai tu. Oddio, insomma, ho ancora tanto da imparare, tanto. Ma guarda, in realtà l'esperienza del betting è prettamente personale, cioè nel senso più studi, più la accumuli. Io posso fare delle metriche, dare delle indicazioni, però poi se non lo fai tu, non lo capisci, cioè, o comunque lo capisci ma non c'entri dentro. L'unico modo per entrare dentro è farlo. Sperimentare, vero. Va bene, oggi che mi consigli di giocare? Io ho giocato quello che hai giocato tu. Ah, l'egiziana. Esatto. Speriamo bene, dai. Vedremo questa egiziana. Ho anche studiato la tecnica di Alejandro. E ho anche sperimentato quella su appunto le partite che il superfoglio mi indicava, insomma, con la scala pura. Quindi speriamo bene, dai. Non sono già finite, non lo sai come sono andate. Ah, non ho ancora controllato, no. Comunque erano anche lì Egitto e Tunisia. Certo, Egitto e Tunisia, devo dire che sono campionati veramente... Io finora, oggi, è la prima volta che provo una squadra egiziana, o forse la seconda è proprio una squadra egiziana, perché diciamo che non è proprio il massimo, però ce l'abbiamo, ce ne studiamo quanto facciamo esperienza. Esatto, infatti. Va bene, allora io intanto ti ringrazio, stoppo la registrazione e poi ci salutiamo privatamente, così ti saluto per bene. Grazie ancora. Grazie a te.